La firma in formato XML, XADES, è in genere utilizzata in ambito sanitario o per la firma di fatture e documenti finanziari. Un documento sottoscritto digitalmente ha piena validità legale. Il formato di firma XADES è applicabile ai soli file in formato XML. In questo video ti mostrerò come apporla con Aruba Key. Per iniziare, seleziona e trascina il documento con estensione XML sopra il pulsante firma della barra degli strumenti. Attendi il recupero delle informazioni relative ai certificati contenuti nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona mediante l'apposito menu a tendina il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva come, verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina, seleziona il tipo di firma XADES BES. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento, verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Infine, clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento firmato viene salvato nella cartella indicata in fase di firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Key, dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.